mezzogiorno vado a trovare mia zia alla Vana Vecchia. Ha un cancro all'intestino. I medici la danno per spacciata. All'ospedale non la vogliono, dicono che tanto non possono farci niente. I medici sono buoni diplomatici. Non lasciano mai trapelare la loro ignoranza o i loro errori. Beh, gli errori finiscono sottoterra. E l'ignoranza si può sempre dissimulare. Così mi hanno detto, sua zia è già in fase terminale, deve riportarla a casa. Le restano al massimo 2 settimane di vita. Invece sono 2 anni che la vecchia agonizza, impazzendo di dolore, con continue emorragie interne, terrorizzata dalla morte. È sempre stata meschina, una figlia di puttana. Ma credo che Dio non abbia il diritto di castigare in questo modo nessuno. Ma che farci? Con Dio non si può discutere. Una vicina si occupa di lei. Io le pago qualche soldo e lei l'aiuta un po'. Ormai non mi fa più né caldo né freddo vederla impazzire di dolore, magra come uno scheletro. Ci si abitua a tutto. Quando esco di lì mi incammino a piedi lentamente. Il sabato ci sono pochi autobus all'Avana. Quasi nessuno, ma non bisogna preoccuparsi. Se la zia muore di cancro, non si trova niente da mangiare, né un autobus quando serve, se sono senza lavoro. Non bisogna preoccuparsi. Sul giornale di oggi, in prima pagina, c'è l'intervista a un ministro importante e fanfarone, grasso e sorridente. Il tipo dichiara: Cuba non è il paradiso né l'inferno. Fossi stato io l'intervistatore, mi avrei chiesto. Allora, cos'è? Il limbo? Invece niente. Soddisfatto, il giornalista aveva ricambiato il sorriso e la frase era diventata un titolo cubitale da prima pagina. Mi sento rilassato. Buona carica sessuale e tranquillità di spirito. Per niente preoccupato. Beh, di preoccupazioni ce n'è sempre, ma in questo momento riesco a non pensarci, collocandole a una certa distanza, nel futuro. È un buon sistema per renderle vaghe e non badarci. A casa ho una donna. Sono anche ingrassato di qualche chilo. E vivo, senza un cazzo da fare. Sopravvivere, credo si chiami. Lasciarsi scivolare senza aspettarsi niente. Tutto qui. Davanti al Museo Nazionale camminano molto lentamente 2 turisti grassi, grossi, brutti, bianchi, arrossati, squamosi, lenti, lontani. Molli. Sì, proprio così. Il vecchio ha in una mano un bastone e con l'altra regge una valigia enorme, pesante. Chissà cosa c'è dentro. Suppongo non stiano facendo altro che passeggiare in questo pomeriggio di sabato soleggiato e tranquillo. La donna non è meno orribile. Entrambi vestiti come per un autunno precoce in un paese di fiordi gelati. Sudano e vanno avanti con espressione attonita, guardando qua e là. Consultano una guida, distratti, osservano la nave storica e gli aerei storici sotto gli storici alberi. Non capiscono niente di niente. Poi il tipo guarda dalla mia parte, ha la bocca rientrata come se avesse preso un cazzotto in faccia. Mi guarda fisso. Decido di approfittarne per tirar fuori qualcuna di quelle luccicanti monete da 3 pesos con la faccia del Che. Good afternoon. How are you? Do you like a coin? Is a commemorative coin with Che Guevara image. Only $1 everyone. No, shit. You grr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 
Poi alza il bastone per colpirmi. Gente così biliosa non dovrebbe nemmeno uscire di casa. Sicuramente hanno il fegato marcio e la bocca che puzza di carogna. Va a fottere quella puttana di tua madre, vecchio rotto in culo. Altrettanto intraducibile per lui. Ma almeno mi sono levato la soddisfazione di rispondergli a tono. Ahimè, che disastro di gente. Fortuna che non tutto è merda. Proseguo lungo il trocadero verso casa mia e più o meno davanti al numero 162 vedo una giovane coppia con una bambina piccola, anche loro a passeggio. Una mulatta incredibilmente graziosa con una gonna bianca e un culo sodo, grande, ben collocato.
Una mulatta così scompiglia il paesaggio, non solo per il culo, per com'è, calda, sensuale, con il vestitino aderente che mette in mostra la pelle color cannella. Mulatte che camminano ancheggiando, sanno di avere il controllo della situazione e un portamento fantastico. Avanzano nella vita sconvolgendo e distruggendo. Vicino a lei il marito, un negro ben vestito, e fra i due la bimba, più o meno 3 anni. È per questo che un cubano trova difficile vivere altrove. Qui si fa la fame e si sprofonda nella miseria più nera. Ma la gente è diversa. Come questa mulatta, deve avere circa 23 anni, ma quando ne avrà 40 o 50 non sarà meno bella. E tu sai che è lì e che per un po' potresti amarla e che saresti felice insieme, finché dura. Prima di rientrare, mi fermo all'angolo fra Manrique e la laguna. Mi metto in fila per comprare la mia bottiglia mensile. Nel portafoglio ho la tessera del razionamento, il che al giorno d'oggi, nel 1995, sembra una barzelletta. La fila avanzava lentamente. Ho tempo. Raggiungo il mio caseggiato. Al primo piano, una vecchia decrepita mi vende una bottiglia vuota. Torno in fila e vedo che c'è Sciascialeo a cantare e rompere le palle come al solito. Un vecchio, miserabile straccione che mendica dalla gente in fila un goccetto di rum. Ne ha sempre un po', dentro una lattina di birra. Il vecchio canta e raccoglie storielle. La gente in fila non gli fa caso, ma lui va avanti con la sua impenitenza da ubriaco, cercando di incrociare gli occhi di qualcuno. Fa lo spiritoso e ogni volta che qualcuno esce con la sua bottiglia gliene chiede un po'. Sempre così, gli basta un centimetro di rum ogni mezz'ora per rimanere sbronzo tutto il giorno. Ed ecco che Sciascialeo nota un ragazzo giovane, mezzo mulatto, dai tratti un po' orientali. Gli si avvicina per dedicargli una canzone sulla birra e sul rum, ma il tipo si scalda subito e gli grida fuori dai piedi. Non avvicinarti a me se non t'ammazzo, ubriaco di merda. Niente scherzi con me. Quindi solleva la camicia e gli mostra la pistola. Sciascialeo raccoglie la sfida. Tu non sei uomo abbastanza da usare quella pistola. Un tipo dietro di me dice: Lo stronzetto è un poliziotto, rabbioso come la fica di sua madre. Qui va a finir male. Il poliziotto stringe le labbra e guarda altrove, facendo la faccia dura, ma Sciascialeo continua. Potessi morire ammazzato oggi stesso. Cosa credi che si possa spaventare la gente a questo modo? Se tiri fuori quella pistola sei un uomo morto. Io sì che sono un vero uomo. Nel fondo della fila due donne gli dicono: Sciascialeo, perché non canti? Vieni qua da noi, canta. Il poliziotto stringe ancor più le labbra. I suoi occhi lanciano fuoco e fiamme, ma la pistola non la tira fuori. Sciascialeo va in fondo alla fila dove le donne lo chiamano di nuovo. Qualcuno grida in falsetto: Poliziotto, letterina per te! La gente ride e il poliziotto diventa rosso come un pomodoro. Se le pungessero non ne uscirebbe una goccia di sangue. Sciascialeo dal fondo della fila dice qualcosa a proposito degli orientali che vengono a comportarsi da barbari all'Havana e attacca a cantare una guarascia che fa rimare l'Havana con marijuana. Meno male, per oggi niente spargimento di sangue. Finalmente è il mio turno. Arrivo davanti al barile, mi riempiono la bottiglietta, timbrano la tessera, pago e vado direttamente in camera mia, sulla terrazza del caseggiato. Non c'è nessuno. Il vecchio che abitava accanto a me si è ammazzato. La vecchia ha avuto paura della solitudine e dello spirito del morto, così ha lasciato la stanza ed è andata a vivere con una figlia. Anche Luisa è uscita. L'aria è carica di profumo. Deve essersene messa metà bottiglia. Le piacciono i profumi eccessivi. Tutto in lei è scandaloso. Sarà sul male sonno ormai, è quasi notte. Chissà che non torni con un bel po' di soldi. Il venerdì e il sabato rendono bene, anche se la concorrenza cresce di giorno in giorno. Mi verso un bicchiere di rum e mi siedo tranquillo sulla terrazza. Il morro è dorato e il mare calmo. Una petroliera enorme, vuota, sta uscendo dal porto.
Tra i marinai si danno da fare a prua, raccolgono qualcosa, le macchine borbottano sottovoce, la nave è così grande e naviga così vicino alla costa che posso quasi sentire le vibrazioni del ponte di ferro. È verde e rossa e si allontana rapidamente, svanendo nella bruma della sera. Un tipo solitario, vestito di bianco, sta appoggiato alla ringhiera del terzo ponte. Guarda la città, bella e dorata nel crepuscolo. Io guardo la nave verde e rossa che si perde nella bruma, allontanandosi.